Scarica l'app di Juventus News 24, l'informazione sportiva 100% bianconera. Grazie Massimo. È evidente che la decisione di rimettere la carica di presidente della Juventus non è stata una decisione facile per me, che oltre ad amare, aver sempre amato i colori di questo club, mi sono in tutti questi anni impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, sia sul campo che fuori dal campo. E sono stati anni straordinari in quali ho avuto l'onore di presiedere questa società. Al tempo stesso, tuttavia, è stata una decisione che ho assunto in modo del tutto convinto ed in piena serenità. La società è oggi chiamata a difendere la propria posizione nel contesto di alcune iniziative assunte nei suoi confronti e su cui non mi dilungo perché sono note a tutti i presenti. Io personalmente, così come peraltro tutti i componenti del nostro consiglio di amministrazione, sono fermamente convinto che il club ha operato bene in questi anni e che i rilievi che sono stati sollevati nei nostri confronti non sono giustificati. In ciò confortati, come diceva poco fa Massimo, anche dalle approfondite analisi condotte in queste ultime settimane da professionisti ed esperti indipendenti che hanno rilasciato appositi pareri a conferma della piena correttezza dell'operato del nostro consiglio. Ciò nonostante, la società dovrà continuare nel percorso avviato per tutelare gli interessi del club e per dimostrare in ogni sede le nostre buone e legittime ragioni. Per questa ragione, con lo stesso spirito di servizio e di attaccamento a questa nostra società che hanno animato la mia presidenza, ho ritenuto adesso opportuno fare un passo indietro per evitare che, ove avessi proseguito nel mio ruolo, si potesse anche solo pensare che le scelte o le azioni che dovranno essere assunte da qui in avanti fossero anche solo in parte condizionate dal mio personale coinvolgimento in alcune delle vicende che la società si trova a dover affrontare. Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti, fino alla fine.